Grande sabato di calcio al polisportivo di Civitanova Marche con il derby fra Civitanovese e Fano, che ritorna dopo 11 anni dall'ultimo faccia a faccia, datato 10 marzo 2002. Finì 1-0 per i rossoblu con guizzo decisivo di Malaccari. Non è l'unico amarcord di questa sfida, numerosi i precedenti negli anni 70 e 80, sia in D che in C2. Osvaldo Iaconi ritrova Mirko Omiccioli, che fece esordire in C2 da giovanissimo proprio nel Fano. Per il comandante, due stagioni sulla panchina granata, dall'84 all'86, con una promozione in C1 a scapito della Civitanovese nell'epico spareggio di Perugia. A distanza di quasi un trentennio, le due rivali si ritrovano in Serie D dopo alterne fortune. Civitanovese in testa alla classifica e ancora imbattuta. Un gruppo che cresce rigoglioso con il passare delle settimane, dopo la ricostruzione societaria dell'estate. Il Fano scende invece dalla Lega Pro, inizio di stagione indecifrabile per i ragazzi di Omiccioli che si esprimono al meglio in trasferta. Basti citare la vittoria di Isernia e il pareggio di Termoli. Manca invece l'acuto in casa, pareggi con Giulianova e Sulmona e sconfitta beffarda con la Fermana nell'ultima giornata. Poche sorprese nelle formazioni iniziali. Iaconi conferma in larga parte l'11 vittorioso a Recanati, con la novità del rientro di Pazzi con Marcos Bolzan trequartista e Bonaventura seconda punta. Non convocati Forgione, Matera e Poli. Il Fano deve rinunciare a Ginestra, schierato tra i pali Tonelli. Dirige il signor Marchetti di Ostia Lido. Il pomeriggio di sole e la presenza delle telecamere Rai abbelliscono la cornice e accrescono il fascino della gara. Circa 800 gli spettatori presenti. I tifosi rossoblu ironizzano sulle nuove disposizioni in materia di sicurezza. Compatta e rumorosa la rappresentanza fanese giunta al polisportivo. Nei primi minuti il Fano tiene il campo con ordine senza concedere la profondità alla Civitanovese. Pur senza portare pericoli alla porta di Cattafeste, i granata mostrano un discreto fraseggio sulla tre quarti, dando la sensazione di voler aggredire la Civitanovese invece che impostare una gara di puro contenimento. All'11° Buonaventura dalla destra indirizza una fiondata a centroarea per Bolzan, puntuale l'uscita di Tonelli. L'azione prosegue con la girata debole di Pazzi, addomesticata in due tempi dal giovane estremo difensore granata. Iaconi prova a dilatare le maglie difensive del Fano. Buonaventura e Zivkov si aprono sull'esterno con Bolzan suggeritore accanto a Pazzi. Al 21° Buonaventura si divincola in area, tiro deviato che si trasforma in un assist per il rapinatore d'area Cristian Pazzi che di testa deposita alle spalle i Tonelli. Realizzato l'1-0 la Civitanovese supervisiona gli sviluppi della gara senza affondare il piede sull'acceleratore. La reazione del Fano si materializza al 32° su calcio d'angolo, pallone che spiove da sinistra, fatica, si coordina per la girata volante ma non inquadra la porta. Replica rossoblu tre minuti dopo, break di Coccia sulla tre quarti, il numero 4 rossoblu invece di concludere appoggia a Pazzi e l'azione sfuma. Il Fano torna a graffiare al 41° su un infortunio del portiere locale Cattafesta che respinge goffamente un tiro di Sassaroli. Stefanelli manca il tapin, arriva a rimorchio Antonioni stoppato dal muro rossoblu. Squadre a riposo sull'1-0. La Civitanovese approccia il secondo tempo con rinnovato vigore, cercando di chiudere precocemente la contesa. Dopo appena 40 secondi Pazzi salta il portiere in uscita ma calcia sull'esterno della rete. Al secondo Buonaventura scappa sull'auto di destra, pallone arretrato per Coccia che conclude rasoterra ad accarezzare il palo alla sinistra di un immobile Tonelli. Fano alle corde, la Civitanovese alza il pressing e non fa filtrare ossigeno ai portatori di palla granata. Al sesto Pazzi da fuori chiama Tonelli alla deviazione in corner. Sul tiro dalla bandierina sale altissimo Comotto che corregge verso Buonaventura, la cui girata non ha esito. Al 15° Iaconi richiama proprio Buonaventura per inserire Tarantino, rossoblu con il 4-4-1-1 con Bolzan accanto a Pazzi. Non arriva la soddisfazione personale per Alex Buonaventura, comunque presente nel vivo dell'azione offensiva civitanovese, oltre ad un lavoro certosino in fase di non possesso, compito certamente non facile per un attaccante puro. Omiccioli replica con Cicino e Muratori per Fatica e Fabbri. Cicino affianca Stefanelli in attacco con Antonioni e Muratori esterni di centrocampo. Un 4-4-2 che diventa 4-2-4 in fase di possesso. Pur sbilanciando l'assetto tattico, il Fano non conosce la parola pericolosità. Arriva l'ingenuità di Boateng a sconvolgere gli equilibri della gara. Al 29° il numero 2 rossoblu, già ammonito, incappa in una vistosa trattenuta sulla tre quarti. Il doppio giallo è inevitabile e la Civitanovese resta in 10. Iaconi si aggira inquieto intorno alla panchina. Il comandante corre ai ripari inserendo Botticini per Bolzan. Omiccioli toglie un difensore, Zanetti, per Provenzano che si sistema sulla tre quarti. Non c'è più nulla da difendere per i granata. La Civitanovese richiama lo stremato Pazzi per Trillini lasciando Zivkov isolato in avanti.
Al di là della partita a scacchi fra i due tecnici, la gara non offre spunti di cronaca. Cattafesta infonde serenità al pacchetto arretrato civitanovese con uscite tempestive e sicure. Dal Fano ci si attendeva uno scossone che invece non arriva nonostante la trazione anteriore impostata da Omiccioli. Nel secondo dei 5 minuti di recupero è la Civitanovese a sfiorare il 2-0 con il neo entrato Trillini, ex di giornata. Replica il Fano un minuto dopo con Provenzano, ma il pericolo è poco rilevante per Cattafesta. Finisce 1-0 per la Civitanovese che mantiene primato e imbattibilità in attesa delle gare domenicali. Non irresistibile la squadra di casa, ma sempre attenta dietro e concreta sotto porta con il fiuto del gol innato di Pazzi e l'estro di Bolzan. Mister Iaconi predica pazienza e umiltà, ma il primo posto rosso-blu non è certo frutto di casualità. Modesto il bilancio per il Fano alla seconda sconfitta consecutiva. Una squadra nata dalle macerie della Lega Pro che fatica a sviluppare un'identità sia nel gioco che nel carattere. Neanche la sorte arrida ai ragazzi di Omiccioli, autori di prestazioni più che dignitose, non corroborate però dal risultato finito. L'assetto del primo tempo sembrava essere corretto, ma dopo il gol subito non è arrivata una reazione significativa, neanche in superiorità numerica.